ragazzi, senza far troppo casino, sono in aereo e adesso vedo cosa mi aspetta. Ok ragazzi, sono arrivato, mi hanno trattato come un re. Che bugiardo! Che bugiardo! Ho mangiato, ho bevuto, ho chiacchierato, sono a panza piena, sono ubriaco! E che vuoi di più della vita? Lucana! Tra un po' me ne vado a letto e io con questa vi saluto. Il viaggio è stato divertente, c'era anche qualche ragazzina carina alla faccia vostra. E ci vediamo domani. Allora, primo giorno. Ripresa dalla sbornia di ieri, diciamo. Sto andando a fare la sim Bielorussia per internet, così vi posso stalkerizzare anche a distanza. Siete contenti? Sì! Sono qui a Schulz, sto guardando la città, bella, c'è questa tipo chiesa che è tipica dei posti dell'est, come fanno vedere nei film della TV. Adesso vi faccio vedere un po' fiume. Praticamente sono appena arrivato, ho fatto la sim e adesso mi giro un po'. Sono nel parchetto e sto filmando perché vi voglio far vedere che tutto il mondo è paese. Ok ragazzi, sono qua con l'uva, stiamo facendo una camminata, visto che siccome abbiamo in previsione che io mangerò come un animale in queste ferie. È vero. Sane camminate mi terranno in forma, si spera. Allora, giovani ragazzuoli, delle stradone che non finiscono più, con tutti gli alberoni, là saranno 20 km che camminiamo lungo sta strada dritta. Saluta l'uva! Ciao! Babbo! Ragazzi! E in mezzo a tutta questa stradona c'è tutto del gran verde! Con le sue casettine, le sue cosine. Adesso c'è un po' di fango qua. Vedete? L'estensione c'è, se si mettono a costruire case in tutto questo verde, ciao, te saluti, uno dei paesi più popolati del mondo. Ok raga, se riesco a pronunciarlo bene, siamo a Saligorsk, questo è il palazzetto dello sport, dove fanno tutte le attività sportive, tutto il movimento fisico che deve essere fatto. Saligorsk viene fatto qua. Ragazzi, la Bielorussia è bella, ci sono tanti posti da vedere da quello che vedo, molto verde eccetera eccetera, ma non venite a fare i turisti fai da te perché non ce n'è. Allora, ci sono 4.000 carte da riempire, tutti lì con le carte, ma se non sono lì con le carte non va bene, dovete fare assicurazione, pagare là, pagare qua, è un casello. Se volete venire fate un viaggio organizzato o con qualcuno che vi aiuti qua, perché sennò non ci saltate fuori. Allora, siamo andati in una cartoleria per fare il timbro per mio padre, perché mio padre è pensionato in Italia e vive in Bielorussia, e siccome quando è andato a tutti gli anni gli arriva una lettera dall'Inghilterra, adesso non penso dall'Inghilterra, questa storia che l'Inghilterra è uscita, che arriva a me in Italia, che io devo rispedire a lui per dimostrare che lui è ancora vivo, gli deve rimandare la lettera. E cosa gli hanno detto all'INPS? Ah, ma noi non gliela possiamo spedire a lei perché non abbiamo i caratteri cirillici nella tastiera. Allora gli abbiamo mandato l'email
con scritto l'indirizzo in modo che facciano copia e incolla, ma è ancora troppo complicato per loro. E adesso vediamo se con sto cazzo di timbro si decidono a fare il loro lavoro. Adesso ci mangiamo una pizza in questo posto. Vediamo com'è la pizza bielorussa. Allora, la pizza è buona, mischiano molti sapori, ma alla fine il risultato è buono. Poi c'è una cosa con le patate, com'è che si chiama? Draniki che si può. È tradizionale bielorusso. E comunque avete visto la foto perché ve l'ho messa. E praticamente si mangia con la panna acida se uno vuole, ed è una roba fuori di testa. La prima non era un granché, ma la seconda abbiamo fatto tipo 3-4 piatti, 4-5, quanti ne abbiamo fatto? Boh, abbiamo mangiato a volontà di quella dranica. Allora raga, questo è... oggi mi hanno smollato a camminare da solo, confidati. Questa è la tipica campagna fresca bielorussa. Molto colorata, molto accesa e molto tranquilla. Ragazzi, caro armatone, visto che tra un po' esce Battlefield, praticamente questo è stato dedicato a una squadra, un plotone che è morto durante la Seconda Guerra Mondiale, e gli hanno fatto un monumento qui in questa piazzetta con questo carro armato. Allora ragazzi, è tradizione quando una coppia si sposa che i genitori si presentino in casa con sta tovaglia, tenendo su il pane con sopra un po' di sale, che porta bene, che non gli manchi mai il pane, eccetera eccetera. E questa statua raffigura questa tradizione praticamente. Allora ragazzi, qua quando finiscono di raccogliere così, fanno questi pupazzi, queste decorazioni così, con tipo il grano, quella roba lì che hanno raccolto, e ogni zona, ogni campo fa il suo bamboccio, quindi tu giri per la strada e di questi ne vedi in quantità industriale. Io li sto più o meno fotografando, se li riesco a raccogliere un po' tutti, che ne raccolgo un po', vi faccio una slide fotografica durante il video. Questa è la bielorosa, praticamente la pianta, è l'albero nazionale qua. Una volta lo usavano per fare scarpe, cestini, la corteccia, e ancora si usa il succo di questa pianta per fare un succo che ho assaggiato poco fa. È buono, dolcino, non è pesante, è abbastanza buono, fa bene al fegato, e da questa pianta si estraggono anche medicine naturali per vari sintomi. La usano per varie cose, tra cui appunto il fegato. Oggi ragazzi è la volta di Minsk. Vediamo com'è la capitale di questo paese. E vediamo, perché mi hanno detto loro che qua c'è un posto dove fare la pizza e il caffè espresso buono. Andiamolo a provare. Allora raga, siamo a Minsk. Quello che vedete dietro di me è il circo. Che praticamente qua il circo non è il tendone che si sposta di città in città. Qui il circo sta stabile, magari c'è il lunedì, il venerdì e poi il resto basta. È una zona stabile, non è praticamente di nomadi. La città è grande, caotica, diciamo che il tassista ci ha fatto un po' da cicerone, ci ha fatto vedere un po' di roba, abbiamo preso un caffè espresso veramente buono e adesso continuiamo il viaggio, vediamo un altro po' di roba.
Ragazzi, quello che c'è dietro di me è un palazzo al chiuso dove fanno i concerti. Ragazzi, questa è una grossa università bielorussa, da qui saltano fuori ingegneri, architetti, programmatori, salta fuori tutti i capoccioni della Bielorussia, saltano fuori da qua. E se non ti basta studiare all'università, ti fai l'accademia. Ragazzi, ci stiamo mangiando la pizza a Minsk. Ciao. Saluta. Ciao. Vi dirò, ragazzi, è buona, abbiamo preso la quattro formaggi ed è buona, un po' sottile ma buona. Ragazzi, il mercato qua è diverso da quello che ci abbiamo noi, praticamente noi ce l'abbiamo all'aperto, loro invece hanno il mercato che è al chiuso ed è aperto tutti i giorni praticamente, mercato tutti i giorni invece che una volta a settimana. Ragazzi, strade larghe e trafficate, condomini enormi, palazzi storici, zone verdi, negozi dappertutto, belle ragazze ovunque, Minsk ha le carte in regola, è una bella città. Oggi, ragazzi, abbiamo mangiato i pilmini, foto in sovrimpressione, non sono altro che tipo dei tortellini con una pasta semplice fatta con acqua e farina, e con dentro la carne, e sono parecchio simili ai nostri tortellini poi alla fine, però buoni, non c'è niente da dire. Allora, ragazzi, questo è l'ultimo giorno, l'ultima passeggiata che mi sparo, l'ultima camminata che mi sparo qua in Bielorussia. Sti giorni mi sono divertito, sono stato con i miei, ho passato del tempo con loro, ho visitato un po' le zone, ho mangiato qualche piatto tipico e posso dire, si mangia bene. I posti sono belli, c'è molto verde, anche in piena città hanno interi spazi dedicati al verde. Le ragazze sono anche carine, anche se un po' fredde. Si potrebbe anche venire, ma venite con qualcuno o che sappia la lingua, perché sennò è un casino già il primo giorno quando andate dalla milizia a denunciare che siete arrivati, è un casino. O sapete la lingua o fate qualcosa di organizzato. Però bello, ne vale la pena. Enjoy!